Ciao amici! Allora, questa è una documentazione fotografica di una vacanza lampo che ho fatto i primi di ottobre, destinazione Messico. Il posto, la Riviera Maya, dove avrei incontrato due miei amici, Davide e Claudia, appena arrivati dall'Italia. E questo è il villaggio dove siamo andati a stare, sia io che i miei amici. Ed eccoli qua, Davide e Claudia. Il villaggio si chiama Viva Maya. È molto carino e offre un servizio di pensione completa con servizio di ristorazione e bar 24 ore su 24. Lì ho conosciuto, grazie a Davide e Claudia, altri due amici, Mara e Daniele. Ed eccoci qua, tutti e cinque appassionatamente. La prima giornata in Messico si è praticamente conclusa con l'esplorazione del vicinato e poi la sera con l'esplorazione di Playa del Carmen, la cittadina a due passi dal villaggio dove vivevamo. Mattina del secondo giorno, subito in viaggio verso Tulum con un collettivo. Tulum è un sito archeologico Maya, una città porto commerciale che fu fondata nel XIII secolo d.C. È una famosa attrazione turistica per essere l'unica città che i Maya costruirono sulla costa. Un tempo all'interno delle mura di questa città vivevano decine di migliaia di persone. Gli unici abitanti qui adesso sono gli Iguana. A differenza da quello che la nostra fantasiosa guida ci raccontava, Tulum sopravvisse all'invasione spagnola per 70 anni. Non fu distrutta, bensì sottomessa. Le malattie portate dagli europei conclusero poi la sua storia. È un posto affascinante, che cattura, e non smettereste mai di fare foto. E parlando giusto di foto, questa si manda al vernacoliere di. quel pomeriggio ci siamo ritrovati con Mara e Daniele e abbiamo deciso di dedicarci un po' a sole e mare. E quella sera siamo andati a mangiare al ristorante messicano del villaggio.
La mattina dopo, pronti a partire di nuovo, questa volta Chichen Itza. Questo è il sito Maya più visitato in Messico. La città fu fondata attorno al 600 d.C. Chichen Itza significa bocca del pozzo degli Itza, la dinastia che controllò la città per secoli. Il pozzo, o cenote, era un luogo di sacrifici propiziatori, che a volte includevano vite umane. E questa era la nostra guida, un messicano che si chiama Cesare Augusto. Ci raccontava che la città prosperò per 500 anni e poi fu lentamente abbandonata per ragioni non ben chiare, forse a causa di una guerra civile. Quando arrivarono gli spagnoli, Chichen Itza già non esisteva più. Sono 7 campi per il gioco della pelota qui nell'area archeologica. Il più grande è questo. Misura 166 metri per 68. Al tempo dei Maya il gioco della pelota era molto popolare in tutto il Centro America. Nonostante Chichen Itza disti 3 ore da dove alloggiavamo noi, ne è valsa veramente la pena. Abbiamo lasciato l'area archeologica nel primo pomeriggio. Faceva un gran caldo e certo abbiamo apprezzato il fatto che di lì a poco ci saremmo fermati a un cenote dove, se volevamo, potevamo anche nuotare. E ne abbiamo subito approfittato. Ultima tappa della giornata, Valladolid. È una tipica cittadina coloniale che i conquistadores fondarono nel 1545. Porta il nome della omonima città spagnola, che a quei tempi era la capitale della nazione. Fu costruita laddove preesisteva una città maya, Zacival, che fu letteralmente smantellata per ottenere i materiali da costruzione per questo piano urbanistico. Ay, ay, amor. Ay, ay, qué dolor. Qué tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí. Te miré con tu melena al viento y tu mirar y al ras de tu escote tu lunar. Valladolid è un centro ancora molto importante nell'area. Conta 45.000 abitanti. Questa cittadina è stata nominata nel 2004 la più pulita del Messico. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí.
Con il terminare di questa lunga e intensissima giornata è finito anche il mio breve tour messicano, che non poteva avere finale migliore grazie a Claudia, che quella sera ci portò tutti in un locale famosissimo di Playa del Carmen, il Coco Bom. E questo è tutto. Un saluto particolare a Davide, Claudia, Mara e Daniele. Ciao a tutti.